Mi sono distrutto giocando con Venerdì. Venerdì è il pallone. Dimmi, CP, anche tu volevi giocare con Venerdì? Volevi smacciolarmi Venerdì, spappolarmelo, squartarmelo, uccidermelo, sopprimerlo? Ah, ecco perché ho acceso la fotocamera. Hai presente quando la porta, solitamente quella del bagno, no, del camper, resta incastrata, non si apre, non si chiude? Hai presente? Premesso che il più delle volte basta semplicemente mettergli dello svitol, solitamente nella parte sotto. Però, cosa ho imparato dalla storia, più precisamente dalla mia cara vecchia Fiat 500? Che tutto quello che non c'è non si rompe, occhio qua, occhio, tac, si apre perfetto, ma guarda, cosa manca, cosa manca? Guarda, ti ricordi? C'era il, beh, dopo pulirò, ok, c'era il bastoncino e qua c'era un altro gancetto che si chiudeva lì, vedi? Ma cosa serve? Non serve a niente. Hai visto? Hai visto il bau? Da qualche parte? Mi, il bau, dove è il bau? Niente, ero curioso di provare il Rode con la GoPro. Ho dimenticato la mascherina, tace, me ne sono accorto ogni volta, porchi che volano. Di solito dicono, no, che non si vedono gli asini volare, mentre qua da noi in Veneto vola i porchi. Ma hai visto la tamarritudine? La tamarritudine te la faccio vedere di sera. Col discorso che so sempre che mangio fuori una, dentro un'altra, come fossi perennemente al ristorante. Quanta gente oggi? Hanno fatto uno skate park che è bellissimo, con tutte le rampette, nulla di pericoloso, ma ce ne sono tante, ci sono gli slide, molto bello. Non ho capito invece perché hanno chiuso il campo da basket, ma tanto c'è un buchetto, si entra lo stesso. A volte penso, Singano non si mangia con bocca piena, sì lo so, ma a volte penso, per fortuna che l'acqua serve, no? Che non hanno chiuso i canali, perché pensa se stroppavano anche tutti i canali, no? Non ci sarebbero più gli argini? Tutte queste belle passeggiate che ti fai, no? Lungo la vegetazione degli argini, non ci sarebbero, perché fidati, avrebbero cementato fuori tutto, o comunque la gran parte, chiaramente, almeno un 80%. Fatto benissimo a fare il riso dello skate, perché tipo adesso devo andare in farmacia, no? Sarà, boh, 2 km, una roba del genere. E fisso che avrei preso sullo skate. Invece no, fatela una camminatina, anche perché vedi comunque più cose, no? Hai capito? Con lo skate magari le prime volte, appena preso, vai piano perché dici, ah, che bello, mi godo il panorama, eccetera. Ma fidati che dopo un po' che ce l'hai, vedi 30-40 all'ora, e quindi è come andare in macchina e non vedi più nulla. È il coccal, vedi? In skate non avrei visto il coccal? Poi la gallinella d'acqua, guarda come che è, guarda che appre, tutti appressa sempre qua, guarda, guarda, sempre appressa, guarda che lavori, mi mette ansia, sta tranquilla. Cormorano, 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 vedi, io penso di essere tanto furbo aver preso il camper, ma mi sa che sti qua con la barchetta hanno vinto tutto, visto i tempi che gira. Dall'altra parte del fiume c'è, dall'altra sponda, non dall'altra sponda nel senso sessuale del termine, ma proprio nel senso geografico, è dove mi mettevo io quando lavoravo a Jesolo. E dove mi metterò stanotte, visto che domani devo fare un book anche col drone, speriamo bene, a una comunione lì in chiesa. Che è? L'Audi R8, vista? Guarda là il frutta e verdura che lo vedi a 3000 km. C'è l'uva 1 euro al chilo, no? Vai al supermercato tipo al Lidl a prendere uva di merda, è quasi 3 euro al chilo, cioè il triplo, roba di merda. Pensa a te. Una roba da matti. Cioè praticamente lui era con la mascherina, cioè per tipo schivarmi, io già mi sono preso largo sotto in strada. E lui roba che non va dentro al canale e anche si è rigirato a guardarmi. Poi secondo me un po' si esagera, perché tipo laggiù c'è un ragazzino che sta pescando, nessuno può assolutamente sfiorarlo perché è proprio lì giù con mascherina. Cioè, mascherina serve alla sua utilità quando passi davanti a delle persone o comunque quando sei in luoghi affollati, per intenderci, no? Ma se sei da solo e isolato, cazzo te metti la mascherina! Oddio cara, eccola là, vada, vada la nutria, attento, 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 ci avviciniamo piano senza far troppo rumore. Guarda che bella, è un castoro praticamente. Adesso non mi ricordo il nome, ma comunque fa parte della famiglia dei castori. Guarda che bella, guarda che splendore. Wow, non mi sono mai avvicinato così tanto a una nutria. Oh, che bello. E tu la vedi in GoPro, quindi la vedi a 50.000 metri di distanza. Ciao bellezza! Cara, guardala che bella! Cara, no, andar via, antipatica! Mi mostra il culone! È qua che bruca! Però vedi, alla faccia degli austriaci e degli svizzeri, no? Che loro fanno tanto i fighi, no? Che hanno le marmotte su nei monti. E là devi fare una fatica alla Madonna per arrivarci. E qua, guarda, comode, comode, in pianura. Buon signora Nutria, vado avanti, devo andare a prendere i miei integratori per il sistema immunitario. Oh, go più pastiglie mie da me, non. Che bello il Bronx di Jesolo, mi piace tantissimo. E qui, sai chi c'era? Qui
Qui c'era un vecchio fotografo, un amico di famiglia, tanti tanti anni fa, il che mi fa sentire anche vecchio, però pensate, avrà la macchina per stampare le fotografie lasciata lì? Chissà milioni che sarà costata all'epoca, guarda, perfino ancora con le fotografie sopra, che storie. Porca miseria, cioè, a parte quel che costa, tipo 12 euro, 13 euro, non mi ricordo, ma guarda, tutta sta scatola, mondo inquinato, guarda, una fila di pastigliette, roba da matti, il resto tutto vuoto. Eh sì, vedi caro, sciorito, guarda col cagnetto in barca, porta il cagnetto, fare un giro, vedi? Caro, il cagnetto, guardi. Mentre mi sono chiesto, chissà come funziona il discorso delle limonate adesso a scuola o nelle discoteche, cioè come fanno i teenager a limonare? Sta su un camper di stranieri per i colori, vediamo, infatti Germania, l'avevo detto io. Mi piace perché se hai notato, quando decidono di farti fare i giri cicloturistici, cioè tutto è cicloturistico, puoi andare dove vuoi. Farti via la fotocamera, sì, la GoPro, e non ci sono più quei tramonti frufru degli altri giorni. Che forte, passare avanti i tabacchini e non provare il minimo desiderio di fumare. Ah, che forte, guarda com'era una volta le case qua a Jesolo Paese, visto? Guarda dove che gli ha fatto l'orto sti qua, guarda, in del parco praticamente. Un scavalca, se c'ho su insalata e via. Chiaro che non è un invito a scavalcare e prendere l'insalata, ovvio, proprietà privata, ma faccio per dire, con quella poca recinzione qua in mezzo, proprio in vista, è facile che uno ti entra. E... buongiorno, signor Scipi! Boia, che caldo! Direi bene, le foto della comunione non mi sembrano affatto male. Più che altro c'è stato un bellissimo sole durante la mattina, adesso guarda, appena finito diciamo la funzione, no? e questa comunione, basta, è arrivato subito il nuvolo, quindi perfetto. In più non mi hanno neanche legato perché ho fatto volare il drone, cioè è eccezionale, è bella sta roba. Cioè è molto comodo che io faccio delle riprese col drone e non mi arrestano. Ormai al giorno d'oggi sai che basta una qualsiasi cosa per far sì che tu sia multabile, vero CP? Cioè tipo a te CP dovrebbero arrestare perché vedi, sei sempre che punti i gatti, cioè è un po' come che si dice, omicidio intenzionale, ok? Ma pure il gatto che era qua prima non è da meno, cioè anche lui andava multato per istigazione all'omicidio o al gatticidio. Cioè ero qua tranquillo che stavo sistemando i piatti che avevo lavato eccetera con la porta aperta e il gatto che mi entra in camper, cioè con CP là, gatto ma sei scemo? Cioè non vedi che c'è un CP? Cioè guardalo, cosa ti sembra, una farfalla? No, è un CP cazzo! Era beh da matti, cioè non fanno più i gatti di una volta, cioè fanno i gatti sempre più rimbambiti, vero CP? Digli, ai miei tempi, eh? But the species may kill you earlier than you become. We wanna shit. Remember, from early morning till late now, when you close your eyes, you have only yourself, your familiar, and some place to make lawyers. Prova registrazione da dietro con l'audio in modalità stereo. Prova registrazione da dietro con l'audio in modalità posteriore. Prova registrazione frontale con l'audio in modalità stereo. Prova registrazione frontale con l'audio in modalità anteriore. Fantastica la storia, perché praticamente sono arrivati i singani o i Van Dogs Nomads, che io li chiamo singani, a trovarmi qui a Jesolo, no? E io sono andato avanti a suonargli 2 ore. Il problema è che loro sono arrivati dopo, non erano loro, ho dovuto andarmi anche a scusare quei tipi. Accurati il tuning di Pullman. Lo trovate su Amazon, non ho saputo dirgli di no.
In più, già che c'ero, ho messo quelle LED davanti, va che figata. CP. Mio caro CP, dimmi, vuoi far box? Vuoi far... Cane, vuoi fare un giretto in spiaggia? Una pissatina nella spiaggetta? Ah, vuoi fare una pissatina nella spiaggetta? Andiamo a fare una pissatina nella spiaggetta? Andiamo. Che inizio a non sopportare più sto discorso del microfono, che se non lo accendi ti perdi l'audio. Quindi io sto facendo in questo periodo un sacco di video senza audio, che dopo ovviamente devo cancellare e buttare via. Aspetta CP, che te me finisci sotto il camper in cantina, in cambusa. Ciao qua, che vedi, porta la ciotolina a fare i giri il CP, vedi, fa il tour, vedi, quella è magra, lei mangia e fa moto contemporaneamente. Mangiato tutto, brava, vieni. Su, amore, sì, sei uno spettacolo, bisogna raccontarla, no? Allora, il CP, per chi lo conosce, è un cane iperaggressivo contro gli altri animali, no? Prima c'era un cagnolino, no, che era venuto fuori e... e le è venuto vicino a Lemmy e ha iniziato a ringhiare ed abbaiare a Lemmy. Io l'ho guardato e gli ho detto no. E lei è stata ferma, brava. Bravissima. In più c'era anche un, diciamo, quell'altro animale che adesso non posso dire la parola, comunque sai, quello che appartiene alla famiglia dei felini, e anche a quello niente, vero Emi? Sei felice? Perché hai mangiato le papone? Guarda che felice che è. Ti droghi? C'era la droga dentro le papine? Come è finita la droga dentro le papine? Chi l'ha messa? Eh? Chi ha messo la droga dentro le papine? La roba da matti? Mm. Oh, hai fatto il ruttone. No, è bello coccolarla perché siccome l'ho lavata, no? È tutta bella pulita e profumata. Ma è solo l'alitino che sa da morti. Eh? Fai un bel sbadiglione profumatore nel camper. Fai... Com'è che facevi sbadiglione? Emi. E lei mi... Di solito basta parlarle e lei dopo un po' inizia a sbadigliare. Vero Emi? Amore mio, bello! Bellissima! Ah, avevo la felpa bianca, adesso non ce l'ho più bianca, adesso è tutta piena di peli. Ah. Guarda, non so se riesci a vedere, è una cosa che non riuscirò mai a capire, come mai sto cane perde tutti sti peli, è una cosa incredibile. Migliaia e migliaia di peli al giorno. Every day! E perde i peli! Na 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 ni na 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 na. Oh, so che non interessa a nessuno. Ma giustamente non deve interessare a nessuno. Cioè, è grave se interessa a qualcuno. Come cosa? È il fatto che attaccandomi al wifi pubblico qua, no? Praticamente carico un video in 4K da 6 giga e rotti in 15 minuti. Quindi credo che molto probabilmente alcuni video in futuro saranno in 4K e ovviamente farò copia doppia. A te non interessa, ma io racconto. Cioè, non riesco a capire perché ti racconto ste robe noiose. Comunque, magari, no, siccome i tu sono tanti, se che ognuno ha le proprie caratteristiche e peculiarità, i propri gusti, un po' come quando apri YouPorn, ce n'è per tutti, cioè ci sono tutte le categorie. Quindi anche qua nella vita normale magari c'è qualcuno che ha piacere ad annoiarsi e quindi gli racconto tutte queste cose noiose. Concludendo le cose noiose, praticamente mi creo una copia in 4K per caricarla su YouTube e una copia in 1080 per salvarmela nei miei dischi. Basta. Bello è che continuo a fare video così a casaccio, no? Un po' anche forse per provare il microfono. Ma il problema è che se io non li scarico i video e non li monto, non so se le impostazioni del microfono che ho messo sono giuste. In teoria mi sembrerebbe di sì, perché le lineette là dell'audio non vanno mai a toccare la fine, quindi non vanno mai a distorgere. Però è la teoria, dopo vedremo nella pratica. Ah, anche questa clip era dedicata ai tu che amano annoiarsi, perché bisogna pensare un po', insomma, anche a loro. Da noi si dice un fiaparomo, un po' per ciascuno.